Questo per quanto riguarda il sistema sanitario. Nel 2008 il debito nostro di partenza era quello di 2 miliardi 655 milioni di euro. Ma uno dice, ma a me che me ne frega il sistema del debito? Ma quante volte noi ci siamo chiesti, ma siamo la prima giunta probabilmente che lascerà un debito inferiore di quello che ha ricevuto? Perché per il politico, siamo sicuri, no, non è detto che ce ne andiamo, capito? Quindi, detto questo, dicevo, noi il debito è quello che John Adams, che è stato il secondo presidente degli Stati Uniti, diceva che i popoli si soggiogano in due modi, o con la spada o con il debito. Adesso ce la prendiamo con la Germania, ma siamo noi che abbiamo fatto il debito, mica la Germania, voglio dire, i nostri comuni. Però al di là di questo, non vi dimenticate mai che il nostro sistema sanitario è fallito e c'è una data il suo fallimento. Anche questo, mica è stato, facciamo il piano di rientro, facciamo il piano del 2007, no, le difficoltà, la sanità. Sì, che significa? Significa un fallimento. Il 13 marzo del 2007 è una data che è paragonabile a quelle che magari nell'ambito delle aziende normali equivale al fallimento, al default, quando noi non eravamo in grado di pagare i nostri fornitori della sanità. E a un certo punto si allungavano i tempi medi di pagamento, c'era una situazione di malessere, una situazione di criticità fortissima. A un certo punto abbiamo dovuto chiedere in qualche maniera l'aiuto dello Stato e delle altre regioni italiane. Le altre regioni italiane hanno messo soldi, ci hanno anche accompagnato attraverso dei fondi, diciamo i cosiddetti fondini, per qualche anno nei piani di rientro, poi ce l'hanno tolti come sono arrivato io, sono fortunato in queste cose. Ecco, 2007, 2008 e 2009 c'erano dei fondini che mettevano le altre regioni, chiamati il fondino, ma erano milioni di euro, che venivano utilizzati per aiutarci. Bene, noi siamo falliti. Ed eravamo la prima regione italiana che è fallita. Siamo come la Grecia, che ha dovuto chiedere l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. E naturalmente questo è passato quasi inosservato anche qui, no? Come se non fosse una cosa. Questo ha gettato sulla nostra regione un discredito enorme, una cosa, diciamo così, una reputazione del nostro sistema sanitario che ci facciamo fatica a recuperare. Oggi non siamo in queste condizioni, oggi siamo tra le quattro regioni italiane che hanno l'equilibrio in sanità, almeno per quanto riguarda la certificazione. So che la Toscana ha dovuto aumentare le tasse per far fronte al disavanzo sanitario. Noi non abbiamo aumentato le tasse e anzi auspichiamo di poterle ridurre, visto tutto il lavoro che è stato fatto a partire dal 2013. Però detto questo, dove siamo intervenuti? Noi la spending review ci fa un po', ma ci fa relativamente poco, diciamo la realtà. Per quanto riguarda i posti letto, sapete com'è la situazione. Noi siamo già in condizione di poter dire che i nostri posti letto complessivi sono 3,5 per ogni 1000 abitanti, quindi addirittura leggermente inferiore a quello che è stato previsto, 3,6 mi sembra di far 3,7. Il tasso di ospedalizzazione si è ridotto in maniera considerevole, superava i 200 ricoveri per 1000 abitanti nel 2008, oggi sono, nel 2011 sono stati circa 179 il riferimento ogni 1000 abitanti. Quindi una trend di diminuzione dei ricoveri ospedalieri e abbiamo anche approvato, come voi sapete, un piano per la riduzione delle prestazioni inappropriate. Sono stati riconvertiti 4 ospedali. Io sono stato considerato uno di quelli che stava, voleva far morire le persone, di alcune, volevo diminuire, volevo curarle di meno, perché dice, ha riconvertito 4 ospedali che sono essenziali. Erano 4 ospedali, ma non solo questi, pericolosi, io dicevo sempre, non ci si rivolgeva nemmeno alla gente del luogo. Avevano medie, non so, 2,5 ricoveri in media al giorno con 166 dipendenti. Erano ospedali che avevano una casistica molto limitata, un alto ricorso alle inappropriatezze. Avevamo delle zone della regione Abruzzo con una distribuzione altamente disomogenea dei posti letto e dell'offerta sanitaria. C'erano situazioni dove a mezz'ora di distanza c'erano 5 ospedali.
cioè situazioni che veramente erano delle situazioni che ci facevano in qualche maniera, ci indebolivano moltissimo quando andavamo al tavolo del confronto con le altre regioni. Io fui umiliato dal presidente della regione Toscana, Martini, nella mia prima riunione che feci, mi ricordo ancora la data, 18 aprile 2009, il 6 aprile c'era stato il terremoto, Io andai a quella riunione con, mi ricordo, avevo ancora le cose della professione, non mi ero manco cambiato, diciamo la realtà, e però si parlava di riparto del Fondo Sanitario Nazionale tra le regioni, e diciamo la riunione più importante che noi facciamo come presidenti di regione, che la restiamo anche la notte fino alle 6, la fino alla mattina alle 6, insomma, alla fine facciamo tanti parametri, tante cose, però alla fine arriviamo con l'APIS. Alla fine usiamo il lapis alle 6 di notte, cioè sono gli accordi, no? Diciamo, beh, a te dirò di più per avere il tuo voce, insomma, per cercare di avere un'unità. E allora io cercai di fare come gli altri e cercai di dire qualcosa di più per l'Abruzzo, no? Quello che direbbe chiunque, cercherebbe... Signore, io fui maltrattato, nonostante che fossi, insomma, uno degli ultimi ad arrivare, quindi di solito chi arriva per ultimo, no? Si è un po' più gentile. Dal presidente della regione toscana Martini, che era anche il presidente della commissione della conferenza delle regioni che si occupava di salute, e mi disse: Abruzzo comincia a parlare quando avrò fatto questo, che io tra l'altro nemmeno sapevo, di verità, che avevano fatto tutti quei danni, e nemmeno sapevo che lui potesse conoscere così bene la situazione dell'Abruzzo, ma siccome era già in piano di rientro, vuol dire che già voi tavoli li facevate, poi tu gli suggerivi le cose che doveva dire, perché questa... il coordinatore delle regioni, perciò sapeva, quindi, però secondo me Morano che c'entrava qualcosa in questa cosa, e quindi io fui umiliato, ma fui umiliato ancora di più quando il presidente della Basilicata venne da me, perché mi stava a fianco nei posti, cioè Abruzzo, Basilicata, e mi disse: guarda, io rinuncio a qualcosa, te lo passo a te. Aspetta, fatemi finire a dire, non è finita ancora, ma sulla base di che cosa? Lui lo motivò come un cadeau al nuovo presidente appena arrivato, poveraccio, in una condizione dell'Abruzzo, un terremoto, le cose in compagnia bella. Ma in realtà era perché mio nonno materno è della Basilicata, quello è l'unico motivo. Lui mi disse: io lo faccio come parenti, insomma, quasi fatto. E io ottenni 10 milioni, no, di meno di 10 milioni di euro. Mi ricordo, alla fine ottenni qualche cosa. Da quel momento vi assicuro, ma lo posso rivelare, io mi sono la tigna mi è venuta. Io dovevo fare il mio Natale che adesso, o quando pensavo, quando era la regione Abruzzo, sarebbe potuto andare in quel tavolo, magari in quelle ripartizioni, e trovarsi in condizione di non essere più col cappello in mano, ma essere sul tavolo in modo dignitoso. Ecco, e oggi mi piacerebbe, come ho detto già in un'altra occasione, scrivere al presidente Martini che io riduco le tasse, lui le aumenta, quindi la differenza che si stanno, quindi così mi piacerebbe dire a Borghezio, che disse che la regione Abruzzo era un peso, dire che oggi la regione Abruzzo non pesa. Allora ci siamo messi a lavorare per questo, per ridare dignità al sistema sanitario abruzzese. Oggi è un sistema sanitario che da un certo punto di vista, insomma, si ritiene che abbia fatto un buon percorso. Certo, le aree di miglioramento sono molte, moltissime. Le aree di miglioramento, tra l'altro, secondo me non finiscono mai, e quindi anche quando avremo fatto dei grossi progressi ci saranno delle cose da migliorare. Le cose che ha detto Zuccatelli sono le cose sulle quali stiamo lavorando. Al di là e ancora prima degli ospedali, noi dobbiamo dare ai nostri cittadini la certezza che hanno un sistema di emergenza urgenza di qualità, che la rete delle fragilità sia una rete che li metta, appunto, perché non c'è, in Abruzzo c'è o c'è molto poco, diciamo la realtà, ci siamo congelati sugli ospedali, ma perché siamo congelati sugli ospedali? Ma è chiaro che è un primario, il potere, insomma, sapete che cos'era il discorso, era abbastanza semplice, non è che stiamo a dire le ragioni quali sono. Detto questo, io credo che la regione Abruzzo possa migliorare molto nel futuro, anche sui livelli essenziali di assistenza. Intanto vi dico una cosa, i tempi medi dei pagamenti dei fornitori sono scesi a 123 giorni, siamo la settima regione italiana per il pagamento in termini di velocità di pagamento dei fornitori. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, sappiamo su che cosa ancora dobbiamo lavorare, su questioni di inappropriatezza, però anche sulla spesa farmaceutica ospedaliera, che è cresciuta,
Attenzione, se lo confrontiamo ad altre regioni, noi facciamo una certa ridistribuzione di diretta all'interno degli ospedali, questo un po' inquina i dati della farmaceutica ospedaliera nel confronto con altre regioni. È chiaro che diminuisce quella farmaceutica e aumenta quella ospedaliera, cioè quella convenzionale e quella ospedaliera. I laboratori abbiamo lavorato, stiamo lavorando sulla rete emergenza urgenza e voglio sottolineare una sola cosa. I ticket, perché qua si dice la regione non ha messo un ticket. Non so come fare, speriamo che voi in qualche maniera, siete tutti operatori del settore, riusciate in qualche maniera. Noi non abbiamo messo un ticket, noi non abbiamo peggiorato di un euro quella che era la condizione, diciamo, che i cittadini dovevano affrontare. Questi ticket sono stati messi dal governo Tremonti, dal governo Monti, diceva? Dal governo nazionale, obbligando le regioni in qualche maniera a inserire i ticket, che poi non è detto che sia tutto negativo il ticket, perché che ci sia un abuso di richieste, di prestazioni e di farmaci alcune volte dipende. Guardate, messo il ticket sono abbassate notevolmente, quindi qualche cosa deve pur voler significare. Io ho visto una cosa, quando abbiamo fatto il terremoto col T09, che era tutto a casa dello Stato, sono esplose le richieste di prestazioni, di farmaci. Cioè, non vi rendete conto quanto ci è costato il T09 per il terremoto, il T09 del codice che in qualche maniera dava esenzione su tutto. In quel momento sono state richieste prestazioni che non si facevano da 10 anni, cioè diciamo paga pantalone, quindi questo è stato il fatto che su questo siamo noi. Comunque, l'ultima slide, che io vado avanti sulle altre, non le faccio vedere ormai, è finito, questo non parliamo di altre questioni sulle quali stiamo lavorando perché ci allunghiamo un po' troppo, l'ASL di Teramo che cosa stanno facendo, ecco, questa qui. Tanto sono queste 8 cose sulle quali noi dobbiamo lavorare. La prima cosa è mantenere i conti in ordine. Perché mantenere i conti in ordine? Per le ragioni che vi ho detto. Perché guardate un po', le regioni che hanno mantenuto i conti in ordine hanno costruito negli anni anche una buona sanità. Le regioni che non hanno mantenuto i conti in ordine sono andate in default o sono con una sanità che non è considerata di qualità. E comunque i conti in ordine sono la premessa per tutto. Io dico anche che la buona finanza fa la buona politica, non è il contrario. Secondo, eliminare gli sprechi. Ma se qui abbiamo fatto 3-4 gare accentrandole, risparmiando moltissimo senza fare nulla, cioè semplicemente accentrando le gare, vuol dire che questa cosa è abbastanza raggiungibile. Una gara sui farmaci abbiamo risparmiato. Vi faccio un esempio clamoroso, a parte quello sui vaccini, a parte intanto le proroghe non si devono fare più, si deve cercare di andare alle gare. Questo in generale lo dico anche per la salute giuridica di ciascuno di noi. Ma abbiamo fatto una gara per il sistema informativo, il 118, una gara piccola, ma tanto per dirvi il significato, abbiamo risparmiato il 45% e sapete chi si è aggiudicato? Chi ce l'aveva prima il 45% di più. Quindi ce ne sono tante di queste cose, quindi si può fare. 3, valorizzare il nostro capitale umano, perché io sono convinto che la buona sanità è data da buoni medici e ovviamente da parte della tecnologia che abbiamo. Allora dobbiamo valorizzare il nostro capitale umano. Guardate che il raggiungimento del pareggio ci ha consentito anche di sbloccare il turnover. E voi sapete quante assunzioni sono state fatte grazie al turnover, allo sblocco del turnover? Oltre 1000, sia chiaro, che hanno dato quindi non solo una prospettiva a questi medici, a questi infermieri di non lavorare in modo precario, faccio fare domande, ma anche di dare il ricambio, insomma, di quello ci stanno invecchiando un po' tutti come classe medica, no? Si stava raggiungendo. Investire in prevenzione, valorizzare le eccellenze e le best practices che abbiamo in Abruzzo e che possono essere di modello anche per le altre ASL, raggiungere i benchmark previsti dal ministro per l'EA, e sappiate una cosa, che l'Abruzzo non è stato mai così vicino al raggiungimento di questi benchmark, ma ancora non li raggiunge. Garantire un'offerta sanitaria pubblica di qualità e creare una maggiore integrazione tra sanità pubblica e privata. In Abruzzo il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata è stato patologico negli anni. Non c'erano contratti, non c'erano budget, non c'era praticamente nulla.
c'erano corruttele, come definisco nell'ambito delle situazioni, oggi ci sono i contratti, c'è una conflittualità, ma questa conflittualità in qualche maniera poi potrebbe essere ricondotta, diciamo, nell'interesse, diciamo, di quello che è della salute dei cittadini, anche in un'ottica di complementarità, non solo in un'ottica di concorrenzialità rispetto alla sanità privata. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando. Riusciremo a farlo solo una condizione, oltre al lavoro suo, al lavoro della dottoressa Crocco e della struttura dell'agenzia sanitaria, insomma di tutti dei consiglieri regionali, della giunta, ci sia una forte collaborazione da parte del sistema, diciamo, degli operatori sanitari. E più interesse loro che il nostro, perché guardate, se io dovessi avere un problema, cittadino abruzzese, e dovessi ritenere che la mia offerta qualitativa dei medici, delle cose, non è adeguata, io posso andarmi a curare in qualunque parte d'Italia. E quando vedo che le persone si vanno a curare in diverse parti d'Italia, guardate, non è che voi lo usate come argomento per dire la colpa è di Chiodi, la colpa è di Chiodi. Io guardo semplicemente una cosa, guardo i reparti e guardo i dati. Se la gente in quei reparti non ci va, non è Chiodi che chiude il reparto, è la gente che ha chiuso il reparto. Quindi, sia chiaro, diamoci tutti da fare, anche sulle liste d'attesa. Anche qui io devo dire una cosa, mi dispiace, io devo dire. Posso dire, tu hai detto di peggio, quindi io, tu adesso... Ma io dico una cosa. A me mi dovete spiegare questa cosa di liste d'attesa. Devo capirlo. Perché da quando gioco a pallone... conosco qualcuno che ha, da quando giocavo a pallone, già da 18 anni, con Maria Bella, insomma 16 anni, 15 anni, ho sempre conosciuto qualcuno che opera nell'ambito sanitario, non dico politici, i salini della situazione che stanno lì a fare proprio, dicevano la gente proprio per prenotare, ma come si faceva una volta in Abruzzo, no? Le cose. Ma bastava conoscere un portantino e la lista d'attesa non esisteva più. Io vorrei proprio chiedere quanta gente qui che si è trovata nella condizione di dover fare un esame ha dovuto aspettare quei tempi che io vedo sui giornali e che magari, come posso dire, sono veramente inaccettabili per certi versi. Non vorrei che li faccia solamente qualcuno che non conosce veramente, non dico un politico, un medico, un infermiere, ma nemmeno un portantino. Quanti di voi qui, se devono fare un esame, devono aspettare 300 giorni come sta scritto lì sopra? Io devo fare una mammografia nel pubblico, ho preferito pagarmela e andare. Bene, allora, uno solo su tutti gli altri, questo è il problema. Quindi dobbiamo... Questo è il cane che si muove. Dica. Perché è chiaro che aumentando la prescrizione, nel momento in cui un cittadino va al GUP e trova 4, 5, 6 mesi, automaticamente... cascano le braccia. No, ma io non me la prendo col cittadino, non hai capito? Non me la prendo col cittadino, me la prendo, ma per quale motivo se vai al CUP ti dicono che devi fare 300 giorni e se poi invece conosci uno ce la fai in 10 giorni? Questo è il problema, su questo ci voglio capire, non ho ancora le idee chiare. Signori, grazie della vostra attenzione.